È preoccupante questa insistenza in questi giorni del richiamo alla guerra, del richiamo alla possibilità anche di un evolversi nel senso più drammatico della guerra con la minaccia del nucleare. E nello stesso tempo noi invochiamo, come facciamo tutti i giorni nella celebrazione dell'Eucaristia, la Vergine della Pace, Regina della Pace. Sembrerebbe quasi che l'impegno degli uomini, almeno di alcuni, non tenda verso la costruzione di ponti, ma la distruzione di questi ponti che collegano le persone, che collegano gli uomini. E si vuole abbattere i muri, ma per fare tabula rasa, perché non ci sia al limite posto né per te né per me. Ma questo non è il mondo che Dio ha creato, affidandolo agli uomini perché lo coltivassero e lo custodissero. Qui non solo non si custodisce il bene della creazione, ma si impedisce anche a chi vuole avere la buona volontà di coltivarlo, di essere impegnato in questa generosa opera di costruzione di una terra nella quale c'è spazio, c'è frutto per tutti. E invece questa ossessiva volontà del sottolineare l'io, il mio, porta verso forme di annientamento non solo dell'io, ma del noi, dell'intera umanità. In questo mese in cui la Vergine Maria la invochiamo come Regina della Pace, abbiamo pregato nella supplica alla Regina delle Vittorie che conceda davvero a questo nostro mondo la gioia grande di vedere il mondo riconciliato, gli opposti ricongiungersi, i popoli chiamati all'incontro, davvero formare un'unica realtà nella quale il bisogno di tutti è quello dell'essere aiuto gli uni per gli altri e non timorosi che l'altro invada, che l'altro sia in qualche modo occasione di pericolo per la mia stessa esistenza. Allora l'invito è davvero affidiamo alla Madre di Dio, Regina della Pace, questo nostro tempo e questo nostro mondo. E da parte nostra le occasioni per essere costruttori di pace ci vedano impegnati. Buona settimana.